Nel quinto canto dell'inferno, il famoso canto di Paolo e Francesca, Dante incontra i lussuriosi, coloro che si sono macchiati di un amore carnale troppo terreno. Tra questi peccatori, Dante incontra anche personaggi della mitologia, come Elena e Didone. Dice infatti: l'altra è colei che sancise amorosa e ruppe fede al cenere di Sicheo. Poi è Cleopatras, lussuriosa, Elena, vedi, per cui tanto reo tempo si volse, e vedi il grande Achille. Elena è la figlia di Zeus e di Leda, sorella di Castor e Polluce, e rappresenta colei che scatenò la famosa guerra di Troia, combattuta secondo la mitologia tra greci e troiani nel 1194, che sappiamo durò 10 anni ed è raccontata anche nei poemi omerici e nell'Eneide. Didone invece è la regina di Cartagine, fondatrice di Cartagine, che era vedova del marito Sicheo e si innamorò del Pius Enea, dell'eroe troiano, che naufragò proprio sulle coste di Cartagine, ma purtroppo fu abbandonata perché Enea doveva obbedire al fato e ai voleri degli dei, che avevano previsto per lui una gloria più grande nel Lazio con la fondazione della nuova patria, ossia Roma. L'opera alle mie spalle è una delle tante opere che compongono la collezione del Rubico. È una delle poche, però, ad essere sin dall'inizio, già dalla catalogazione che fa il Frangipane, ad essere attribuita a Francesco De Mura. È lui l'artista che la realizza. Francesco De Mura, sin da piccolo, 10-12 anni, lavora, o comunque viene avviato, a quella che è l'affollatissima bottega del maestro Francesco Solimena. È una bottega all'interno della quale rimarrà all'incirca per 20 anni, diventando anche uno degli allievi preferiti del maestro. La caratteristica di Francesco De Mura? Beh, per molti, per i primi suoi lavori, sicuramente le colorazioni tenui, questi colori in qualche modo poco chiari, poco carichi, che quasi lo rendono molto simile al Tiepolo. In realtà qui siamo in una tela, che è un periodo decisamente più tardo. Francesco De Mura nasce nel 1696, muore nel 1784, e la tela può essere in qualche modo individuata intorno alla seconda metà del 1700. Quindi un periodo lontano da quei colori che lo hanno sempre caratterizzato. Cosa però rimane delle caratteristiche del De Mura? Sicuramente la composizione elegante. Le figure sono aggraziate, se guardiamo soprattutto quello delle donne. Dicevamo che l'attribuzione al maestro non è mai stata in dubbia. Al contrario invece per il soggetto. Il soggetto finalmente si è convenuto essere quello di Enea e di Didone, la regina di Cartagine. Per molto tempo si è pensato si trattasse di Antonio e Cleopatra. In questo senso l'artista non è riuscito in qualche modo ad individuare gli attributi per poter facilmente far pensare agli uni o agli altri. Soltanto la figura centrale, l'uomo, è vestito da guerriero, ma le donne non sembrano neanche in qualche modo patire quel dolore del momento. Enea e Didone, il distacco, Enea parte, lo vediamo dal paesaggio, la nave presente sullo sfondo, ormeggiata, ma come dicevamo appunto non ci sono degli elementi però caratteristici, un paesaggio con un albero, una specie di paese sul fondo. Queste figure di donne, nessuna però che possa in qualche modo far traperare il dolore, quello che Virgilio narra all'interno dell'Eneide. Sono molto aggraziate, tratti eleganti, panneggi molto, molto fastosi, ma è probabilmente uno dei temi che caratterizza il racconto di Enea, le opere che l'artista fa negli ultimi tempi della sua vita, negli ultimi anni. Probabilmente successivo a quello che era stato i bozzetti fatti per lo stesso soggetto
per i regnanti della casa torinese.